Giorni dedicati alla tecnica vocale per la pratica del coro corale con un maestro d'eccezione, Pasquale Veleno, direttore d'orchestra, che attualmente insegna direzione di coro presso il Conservatorio di Matera. Allora, l'incontro di oggi, programmato già da lungo tempo, tende alla formazione corale, all'aggiornamento, alla crescita, all'educazione vocale, a consigli a tutto tondo e relativi al mondo della coralità e all'esperienza che un corista vive nel proprio coro e anche eventualmente che si interseca all'attività di altri cori, ai gemellaggi e alla musica corale in genere. Nel 2022 l'importanza del coro sarebbe quella del 22 d.C., quella del 1022, quella del 1522. Peccato che non tutti i paesi del mondo rimangono aggrappati alle tradizioni, ai valori preziosi, e quindi socialmente, educativamente, musicalmente, culturalmente sarebbe importantissima, artisticamente una grande ricchezza per i luoghi, per i territori, per le persone, per i singoli frequentatori. Purtroppo le attenzioni che ci rivolgono i governanti, il mondo che ci circonda in generale, non sono sempre quelle che meriteremmo. È una specie di protesta, ma colgo queste occasioni sempre per lanciare le frecciate, e chi ha orecchio per intendere coglie. Il coro è cambiato, dipende, alcuni cori non cambiano negli anni, e la coralità, la tendenza che purtroppo in alcuni casi regredisce, in altri progredisce. Ecco, ci sono paesi europei, paesi del mondo che continuano ad investire in questo tipo di attività verso una crescita esponenziale continua, senza fine, ad maiora. Paesi che rimangono stabili, con tradizioni che alcune volte sopravvivono, altre volte vacillano, e ci sono anche posti dove la coralità è sempre meno importante, sempre meno diffusa, sempre meno considerata e meno frequentata, soprattutto per quel che riguarda la generazione giovanile, i nuovi coristi, quelli del futuro, che purtroppo rimangono lontani dal nostro mondo per una miriade di ragioni, di cause e di responsabilità. In particolar modo da noi in Italia non c'è la cura, la formazione, pochi cercano veramente di gettare le basi per questa forma di crescita, di tradizione e di arricchimento personale. Postura, respirazione, impostazione della voce sono i punti su cui si è focalizzata la masterclass voluta tra gli altri organizzatori anche dall'associazione Chorus Inside Calabria e dal suo presidente Natale Femia. Questo corso è stato promosso da Chorus Inside International. A sua volta il nostro docente, qui questo illustre docente che si chiama Pasquale Veleno, anche lui l'ha detto, è il vicepresidente di Chorus International, Federcori Coro International. Praticamente stiamo facendo dei corsi per crescere e fare ancora meglio quello che il coro normalmente fa, con dei docenti così in gamba che riescono. Noi abbiamo vissuto, e qui ci sono testimoni, 80 cantori che vengono da tutte le parti della Calabria, e sono testimoni di aver fatto una master bellissima e di una importanza incredibile, perché questo docente è una persona veramente preparata, in gamba a livello internazionale. Ecco, questa è una cosa eccezionale per Siderno, per la nostra Ionica e per la nostra Calabria. Speriamo, noi rimandiamo ancora un altro corso che faremo 29 e 30 di ottobre con Fabrizio Barco, un altro diciamo pezzo di 90 dirige anche lui i cori, e che praticamente fa anche lui la stessa cosa che fa il maestro Veleno, praticamente fa il presidente di giuria nelle commissioni dei master e anche nei concorsi, ma viene qua appunto per farci questa cosa bellissima per i direttori questa volta, e non solo per i cantori. Ad ospitare la due giorni la sala rotonda dell'hotel Casa del Gourmet di Siderno, presente il primo cittadino, Maria Teresa Fragomeni.
Sono felice, siamo felici come amministrazione comunale, personalmente come sindaco, che sia stata scelta e che abbia organizzato il maestro Femia Natale, questa bellissima iniziativa, cioè questo masterclass, quindi un corso di perfezionamento per coro, per coristi, direttori di coro, perché questa del coro è un'arte antica, è un'arte che risale veramente ai tempi dei tempi e magari per molti è sottovalutata, invece soprattutto negli ultimi anni ha un'importanza, e tant'è che noi stessi come amministrazione lo scorso Natale abbiamo voluto inaugurare la nostra stagione appunto natalistica con un coro gospel. Quindi mi auguro che questo possa essere la prima edizione di una serie di successive, diciamo, edizioni, che questa forma di arte, questa musica venga ripresa, per così come è giusto che sia.